Liscia o gasata, bionda o mora, sportivo o turistico? Ovviamente adesso parlo di caschi. Siamo qui live dallo stand di Scorpion ad ECMA 2018, dove Alberto Malucchi, ufficio stampa di Scorpion Sport Italia, ci presenta due novità della gamma 2019 della marca francese. Allora, le novità di Scorpion Sports quest'anno sono quattro, in particolare ci soffermiamo su due. La prima, e quella che per certi aspetti personalmente mi entusiasma di più, è l'Exotech. L'Exotech è un casco apribile, come possiamo vedere, che ha la particolarità, per la prima volta in Scorpion, di avere la mentoniera che è ribaltabile all'indietro, quindi è un flip back. Caratteristica di questo casco è, lo vediamo nel momento in cui andiamo ad aprire, nel momento in cui agiamo sul pulsante frontale sotto la mentoniera, la visiera va a posizionarsi automaticamente, si alza, e la mentoniera che va sulla parte posteriore viene trattenuta da un magnete, quindi anche in caso di frenata non ci sarà la possibilità che questa torni in una posizione verticale o addirittura sulla parte anteriore. È un casco che ha un prezzo che parte nella versione solid, quindi monocolore, da 300 euro, 299,90 per la precisione, e 350 nelle due grafiche che sono disponibili. Una è questa, la Time Off, e l'altra è la Pulse. Caratteristica veramente importante di questo casco è che ha la doppia omologazione, quindi può essere portato mentre si viaggia sia in posizione integrale sia naturalmente aperta, quindi nessun problema con le forze dell'ordine, perché sappiamo che molti in realtà usano anche i caschi apribili in posizione aperta nonostante abbiano solo l'omologazione integrale. Altra importantissima novità di Scorpion Sports quest'anno è l'Exo R1 Air. L'Exo R1 Air è il casco che va a sostituire l'Exo 2000 Evo Air, il casco nostro da pista, il casco racing, il casco che ha indossato quest'anno ad esempio in MotoGP Bautista. Quindi l'anno prossimo i nostri piloti indosseranno questo prodotto. Questo è un prodotto, naturalmente il nostro top di gamma per quanto riguarda chiaramente tutto quello che non è Gran Turismo. È un casco che ha la caratteristica di avere, come tutti i nostri caschi top, diciamo, il sistema AirFit, quindi un sistema che tramite questo semplice pulsante va a gonfiare i cuscini interni. Il casco calzerà quindi in maniera assolutamente perfetta sulla testa di ognuno di noi, come se fosse stato costruito ad hoc sulle nostre forme. Con altrettanta semplicità, attraverso questo piccolo pulsante, si va a sgonfiare, diciamo, tutto il sistema. È un casco che è realizzato in Ultra TCT, quindi una fibra brevettata Scorpion, che ha la caratteristica di deformarsi in maniera importante, quindi di assorbire in maniera altrettanto importante l'urto in caso di sfortunatamente caduta. Ha una visiera piatta, quindi predisposta per il tear off, è una visiera che è prevista in una doppia versione già nella scatola, quindi chiara e dark smoke. Oltre a questo ha il sistema pin lock max vision incluso, quindi non dovremo acquistarlo, ma è già previsto all'interno della scatola. Altra caratteristica, diciamo, che possiamo citare, i cuscini interni, che sono assolutamente comodi, naturalmente sfoderabili e lavabili, e ha un prezzo che va dalle 370 euro per la versione solid, quindi monocolore, fino ai 400 euro per la versione grafica. Le grafiche previste sono due, in varie versioni colore. Questa è la Oji, questa è la Corpus.